complessa, la ricostruzione della scena del crimine assai difficile. Abbiamo però raccolto una serie di elementi nel tempo che ci hanno consentito di ricostruire la cerchia delle relazioni della vittima e di restringere il cerchio intorno a un gruppo, di sospetti. L'attività fondamentale di reperimento sulla scena del crimine e quindi l'individuazione di materiale da contatto sugli indumenti della vittima hanno consentito, di poter reperire un DNA che il RIS di Roma ha potuto confrontare con tutta quanta la cerchia di persone sospette che erano individuate nell'ambito dell'attività di indagine. Sentendo molte persone, avete appurato sempre probabilmente che il movente può essere legato all'attività di spaccio, all'attività di produzione di marijuana, che aveva d'amico, che vi è stato confermato da testimoni questo. Allora, di certo noi all'interno del garage dove abbiamo rinvenuto il cadavere abbiamo trovato 9 kg di marijuana, di piante di marijuana in fase di essiccazione. Questo fa ritenere che la vittima probabilmente si dedicava alla coltivazione di marijuana e quindi verosimilmente anche per venderla e spacciarla. Non escludiamo che l'omicidio possa essere maturato in questo ambiente. È stato il DNA a determinare tutto? Il DNA ci ha dato la riprova e la conferma di quella che è stata la nostra ipotesi investigativa che è stata costruita nel giro di un anno di indagini. Senta, quando è stato fermato il presunto colpevole nel corso di un controllo stabilito a priori o un controllo casuale? Allora, per quanto riguarda l'attività investigativa, abbiamo chiaramente orientato la nostra attività attraverso l'individuazione delle persone che erano in contatto con la vittima e tra questi vi era anche quello che oggi noi riteniamo essere presunto colpevole, che è stato arrestato ieri mattina. È chiaro che l'attività di polizia giudiziaria è un'attività che viene dissimulata attraverso una serie di tecniche e noi abbiamo chiaramente fermato appositamente il presunto assassino per cercare di estrapolare il DNA. Perché si trova a Frosinone? Si trova a Frosinone perché in questo momento di pandemia il Dipartimento della Polizia Penitenziaria ha delle regole ben precise su come ospitare i detenuti all'interno del carcere, quindi abbiamo trovato disponibilità ieri nel carcere di Frosinone. Comandante, il movente. Beh, sul movente non abbiamo degli elementi importanti, il movente potrebbe essere quello di maturato nell'ambito di un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti.